il Mapello Bonati in completa tenuta bianca. Con gli highlights andiamo subito al primo minuto. Gian Gaspero smista per Cardinho il suo traversone al centro ed è provvidenziale l'intervento di testa di Paganelli ad anticipare Tedeschi. Al quinto minuto, pericolosissimo il Mapello, verticalizzazione di Pedroca per Pellegrini in sospetta posizione di offside. Il suo sinistro però sull'uscita di Maggioni si perde all'esterno della rete. Al 26esimo, Seregno vicinissimo al gol, Pellegata scambia con Selvatico. Il suo sinistro va a incocciare in pieno l'incrocio dei pali. Sfortunatissima l'esecuzione dell'ex pizzighettone. Cresce però ancora il Seregno al 27esimo, la conclusione di prima intenzione di Cardinho, un diagonale non troppo potente che Invernizzi fa suo senza problemi. Passiamo al secondo tempo dove il Seregno gioca davvero un buonissimo calcio. Al quinto minuto però ripartenza di Sorti, destro in corsa di Pedroca che incoccia davvero in malo modo e azione che si perde. Al settimo minuto ecco il vantaggio, lancio di Selvatico per Cardinho, anticipa Mazzoleni ed anticipa anche Invernizzi con un tocco di sinistro che va a sbattere sul palo e termina in rete. Ed eccolo qui il primo gol in campionato per Fabio Cardinho, l'attaccante che l'anno scorso aveva fatto tanto bene con la Folgore Caratese. Ed il Seregno va in vantaggio al settimo 1-0, prima della conclusione di Sorti al volo parata da Maggioni. E dal dodicesimo azione travolgente ancora di Cardinho, che supera addirittura tre giocatori, affronta benissimo Mazzoleni, il suo sinistro trova il palo e termina in rete. Grandissima azione di Fabio Cardinho che realizza una strepitosa doppietta nel giro di 5 minuti. Seregno che mette in cassaforte il successo, secondo in campionato, secondo in trasferta dopo quello sul campo dell'Alzano Cenema. Il Mapello non ci sta e un minuto dopo potrebbe riaprire la partita se Pellegris, ben imbeccato da Vigani, non calciasse così debolmente favorendo l'intervento di Maggioni. 37esimo il Seregno si distende in contropiede e lo fa con il velocissimo Silvio Marin, che però a tu per tu con Invernizzi calcia in maniera troppo leggera e il portiere respinge di piedi nel finale. Ancora Mapello che cerca in tutti i modi il gol per riaprire l'incontro. Ci va vicinissimo Procopio con il suo destro, che termina davvero a un passo dal palo coperto da Maggioni. Al 42esimo, nuova azione in campo aperto del Seregno, lungolinea che vede Cardinho servire generosamente a centro aria a Marin, che questa volta perde il tempo per calciare subito, viene rimpallato due volte da Luzzana. Termina così l'incontro allo stadio comunale di Mapello. Il Seregno con l'impresa esterna, davvero una prova di grande caparbietà, di grande generosità e forza da parte della formazione di Sergio Brescia, che trova tre punti fondamentali e che sabato pomeriggio affronterà allo stadio Ferruccio, davanti alle telecamere di Rai Sport, la capolista caronnese, reduce dalla sesta vittoria consecutiva in campionato. Pronto per l'inizio di questa partita. Ricordo che il Lecco si trova con 4 punti in classifica, essendo partito da una penalità di meno 3, mentre la Zanocene di punti ne ha solamente 2 in virtù dei 2 pareggi e delle 3 sconfitte ottenute fino a questo momento del campionato. A inizio l'incontro con la formazione di casa che prova subito ad attaccare, attenzione Cristofori, retropassaggio, conclusione e c'è subito il gol di Spampatti dopo praticamente 15 secondi, il gol di Spampatti che sblocca l'incontro. Mapelli a bordo campo e Spampatti si prepara a battere questo calcio di punizione dopo 5 minuti di gioco. Attenzione, Spampatti prova a girare davanti, respinge il portiere, azione pericolosa anche questa da segnalare, poi Leoni va al tiro e calcia alto. Palla messa a centro area, ne è uscito un colpo di testa, forse è stato lo stesso Cristofori a colpire. Spampatti, ecco il suo tiro, c'è il 2-0 e Fabio Spampatti si conferma. Ottimo cecchino. Due uomini in barriera, ma Spampatti ci vuole provare. Parte Spampatti, la deviazione, Micheletti, e c'è il 3-0! E c'è il 3-0 di Micheletti! Attenzione, palla gol,
E c'è il gol da parte dell'Ecco, ha segnato Castagna in mezzo. Attenzione, la respinta pericolosa, e poi c'è il gol dell'Ecco con Rota, rimessa in gioco, parte un raso terra, palla pericolosa in area, attenzione, c'è un calcio di rigore, conclusione, c'è il gol, tre pari, incredibile, attenzione, conclusione di Spampatti a fil di palo, Falonieri, Micheletti, ributta in profondità, attenzione, palla buona, attenzione al traversone, palla pericolosa in area, Castagna di mestiere è andato a cercarsi un fallo in area.